Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Andrea Lonardo. Figlio, è la parola più grande che Gesù ci ha consegnato per capire la nostra vita. In una sua espressione straordinaria lui dice: se non ritornerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. E un esegeta, un grande esegeta, Jeremias, ha detto: ritornare come bambini vuol dire tornare a dire Abba, vuol dire tornare a poter dire padre, ed è ciò che dice un figlio. Solo il figlio conosce il padre. Questa figliolanza è innanzitutto di Cristo stesso, perché Dio è amore prima di creare l'uomo. Se non fosse Padre, Figlio e Spirito Santo, Dio sarebbe diventato amore solamente al momento della creazione. Invece Dio è amore da sempre, e Gesù dice: solo il figlio conosce il padre. La conoscenza fra il figlio e il padre è proprio assolutamente totale, unica, abbraccia qualsiasi cosa, e Gesù è tutto ciò che è, lo ha ricevuto in dono dal Padre. La figliolanza è avere la nostra stessa vita, la nostra essenza come dono del Padre. Ma non solo Gesù è questo da sempre, ma il Padre ha voluto che il Figlio si facesse carne per donare a noi questa figliolanza, perché noi potessimo chiamarci figli. È la parola più grande. In altre religioni la parola per indicare il credente è sottomesso, oppure discepolo, oppure iniziato. Ma la parola figlio dice proprio che noi riceviamo la stessa natura del Padre, siamo talmente a immagine e somiglianza di Dio che Dio con la sua grazia ci dona ciò che è solamente suo, ci dona il suo stesso amore, la sua stessa natura, la sua stessa immortalità, la sua stessa gioia, la sua stessa grazia. Questo salva anche i figli che hanno padri terreni non adatti. Un tempo si tendeva a dire a livello psicologico che un bambino che avesse avuto un padre problematico non poteva capire cosa voleva dire che Dio era padre. Invece oggi la catechesi dice molto più profondamente che anche un bambino che ha un papà che non è all'altezza del suo ruolo, proprio perché capisce di avere un padre nel cielo che lo ama totalmente, che lo accetta così com'è, che lo vuole con tutti i suoi particolari, con la sua fisicità, con la sua corporeità, con la sua intelligenza, sa di essere amato, sa che se anche un padre terreno non l'avesse amato, la sua vita è straordinaria così com'è. E Gesù ci ha consegnato nella parabola del padre e dei due figli, è buffo che si sente il bisogno di dire padre misericordioso, in realtà un padre è padre, basta, misericordioso è come sminuire la figura del padre, un padre ama perché è padre, non perché è misericordioso, non è un'aggiunta l'amore verso i due figli. Gesù in questa parabola ci ha insegnato che questi due figli sono entrambi amati. Il secondo genito, che è quello che si allontana, che scappa via, che rappresenta i pagani, rappresenta i peccatori, i pubblicani, le prostitute, e il figlio primogenito, che rappresenta il figlio che obbedisce, rappresenta Israele, rappresenta la legge. Per entrambi il padre esce incontro al primo che è scappato, ha dissipato i beni, esce incontro al secondo, perché entrambi i suoi figli, che lui ama alla follia, per i quali è disposto a morire, devono essere lì seduti a mensa l'uno con l'altro e devono riconoscersi fratelli, fratelli proprio perché figli. E la meraviglia di questa parabola è che questo padre, il padre celeste, il padre eterno, il padre creatore, in realtà è presente nel figlio. Gesù fa il banchetto perché il padre della parabola fa un banchetto per i suoi figli. Quindi è nel volto di Gesù che è figlio che il padre si rende presente, perché Gesù è il figlio che ama talmente il padre da riproporlo, da viverlo, da essere la presenza di Dio in terra in maniera assoluta e totale.